noi imprenditori siamo qui a preservare con qualità e correttezza il territorio buono che darà lavoro e che darà soprattutto speranza a chi vuole con noi contribuire a togliere braccia e forze alla criminalità. Un momento importante di vicinanza delle istituzioni ai nostri sforzi che in un momento come questo, in un'Italia che vive un periodo di poco delicato e in un momento in cui la città di Napoli vive un momento grave, immaginare di avere imprenditori privati che investono e rischiano di proprio con la vicinanza delle istituzioni, evidentemente è un momento di grande interesse. Una città ferita, ma non ferita a morte, diversamente da un titolo famoso, perché Napoli ha tutte le energie e tutte le risorse per farcela. Vedete, io sono qui ed è una coincidenza incredibile, perché volevo mostrare l'immagine di una Napoli che ha degli imprenditori straordinari, quegli imprenditori che sono a Napoli, rimangono a Napoli e costruiscono realtà incredibili e bellissime come Napoli Est. C'è un modo per radicare un'imprenditoria sana nella nostra città e per combattere per la legalità. Il ministro ha avuto parole di grande apprezzamento, non solo per l'intera operazione Napoli Est, ma anche per i singoli prodotti che ha visitato. In particolare devo dire che poi sono gli imprenditori che sta realizzando per il 69, ha speso veramente parole molto molto belle per l'intervento, accostando ai migliori interventi fatti sia a Berlino che a New York. Le idee sono bellissime, ne abbiamo tante, trasversali, ma il tempo è quello che fa la differenza. E poi le belle idee hanno bisogno delle gambe. Quindi è inutile dire che abbiamo tantissimi protocolli, che abbiamo tantissimi dei progetti, se questi progetti poi non ce li fanno cantierare. Allora, ci sono anche i soldi, perché noi siamo riusciti anche a bloccare questi soldi a Bruxelles, quindi ci sono tantissime cose che in questa città si possono fare. Ovviamente il tempo per noi e per Bruxelles è il fattore di limite.